Allora, Presidente Venera Cristina, vorrei farle qualche domanda sull'evento di ieri, ma anche sullo Stabile di Torino. Come vengono usati i soldi per la cultura a Torino, a Teatro Stabile di Torino, e purtroppo quali spettacoli saranno tagliati per via del recente venir meno di 400.000 euro? No, non sarà tagliato nessuno spettacolo per il taglio ultimo, perché questo taglio del Comune, che è arrivato adesso al 1° di ottobre, ovviamente riguarda il 2010, non il 2011, e la stagione del 2010 è già in gran parte avvenuta o sta per cominciare, quindi ovviamente non viene tagliato nulla. Certamente bisognerà fare un'analisi attenta quando avremo dei dati certi sul 2011, perché naturalmente questi soldi che noi abbiamo speso non erano soldi che credevamo a vanvera di avere, erano soldi, e questo lo dico per equità, di tutte le istituzioni fondatrici, quindi Regione, Provincia, Comune e fondazioni bancarie, che c'erano stati garantiti, firmati in bilancio preventivo e acclarati da delibere successive determine, quindi non è che ci siamo inventati di spendere soldi che non avevamo. Noi abbiamo una situazione, come molti altri teatri, di bilancio assolutamente sana da un punto finanziario ed economico, e drammatica da un punto di vista della cassa, perché, tanto per fare un esempio, allo Stabile di Torino siamo in credito di contributi deliberati e determinati, quindi dovuti, e non promessi, dovuti, dal 2008, 2009, 2010 di 15.800.000 euro, quindi è chiaro che la nostra condizione di cassa è drammatica, che i soldi non ci sono ma non ci vengono dati, e quindi avere delle linee di credito con le banche diventa sempre più complicato. Quindi ci sono stati dei soldi che in realtà dovevano essere dati e invece non. No, ma per carità, non sappiamo, è così. Cioè, per chi sente, insomma. Sì, no? Dei soldi che non sono ancora arrivati, diciamo mai, sarebbe un po' drastico, che non sono ancora arrivati e che quindi rendono la situazione della nostra cassa drammatica, come quella di molti altri. E ripeto, non è che noi ci sentiamo delle vittime se tagliano, perché è chiaro che Comuni e Regioni sono a loro volta vittime di una situazione nazionale che vede tagli continui, patti di stabilità, manovra Tremonti, per cui se i trasferimenti non arrivano è chiaro che poi i soldi non ci sono neanche a livello locale. Però ovviamente prima queste cose sarebbe meglio di saperle, non dopo aver programmato, ma prima di aver programmato. E secondo, la questione della cassa è ancora un'altra storia rispetto ai tagli. Ma comunque il programma non verrà intaccato? Quello del 2010 assolutamente no, ci mancherebbe altro, abbiamo già contrattualizzato tutto. Sul 2011 vedremo, sugli ultimi tre mesi del 2011, perché tenga presente che noi la stagione 2010-2011 l'abbiamo presentata ai primi di maggio, dunque tutti gli spettacoli sono stati contrattualizzati, così gli attori, e soprattutto abbiamo venduto gli abbonamenti e i biglietti, quindi ci costerebbe di più rinunciare quasi che. E poi mi sembra che avete anche adeguato una politica per favorire l'afflusso dei giovani, cioè con abbonamenti molto. Abbiamo una politica commerciale molto molto aggressiva e buona nei confronti soprattutto dei giovani, ma anche degli anziani. Questo ci ha consentito di arrivare a 15.000 abbonamenti per quanto riguarda questa stagione. Che è quant'è in percentuale sul venduto, diciamo, più o meno? No, gli abbonamenti sono 15.000, poi sullo sbigliettato si arriva, e questo le posso dire, a un tasso di riempimento medio delle nostre 6 sale che è del 90%. Più di questo non riusciamo veramente a fare. Vedremo che cosa succederà. Mi sembra ottimo. Grazie. Come programma, la ringrazio molto. Grazie a voi.